Ah, ah. Ah, prova, eccoci. Buongiorno, buongiorno ragazzi e ragazze. Diretta del sabato mattina con Silvia per il Body Balance. Buongiorno a tutti, aspetto un cenno, ciao. Come avete visto dall'intestazione della lezione, oggi proviamo la release 91, o meglio, assaggiamo la release 91. Perché vi ho preparato i primi brani, il riscaldamento e il saluto al sole, più il twist della nuova release, della quale già vi parlavo sabato, per chi avesse visto o seguito la lezione di sabato. Una release abbastanza semplice, nel senso che propone posizioni, propone movimenti base, ma ben fatti con il tempo di entrarci dentro. Quindi a me piace molto, mi rispecchia molto. Cominciamo fra un minuto di numero, intanto io avvio la musica, come sempre ci serve soltanto il tabellino orizzontale, quindi esattamente davanti a me, e i due occhietti che vedo, spero siano occhietti già belli pronti e non occhietti che stanno inzuppando la brioche del caffè, e per passare il tempo intanto seguono il video di Evolution, e sono convinta che siano tutti assolutamente pronti a partecipare. Non vi voglio anticipare quello che sarà il brano di riscaldamento, vi dico soltanto, per facilitarvi nel seguirlo, che di fatto sono quattro posizioni che si ripetono. Sono le posizioni base per lo yoga, quindi facciamole con garbo, entriamoci dentro e mettiamoci tutta l'attenzione. Non vi dico quali sono, non, come dicono i giovani d'oggi, non ve lo voglio spoilerare, ma vedrete che fatto il primo giro vi rimarrà in testa e riuscirete a seguirlo benone. Che ne dite se cominciamo? Sì, no, forse. Io dico sì. Allora, brano numero uno, portiamoci in cima al tappetino, piedi sotto le anche, ben radicati, inspira, mani verso l'alto, pace a contatto, ritira l'ombelico, alza il petto. Ammorbidisci le ginocchia e scendi in forward fold. Fin qui tutto semplicissimo, giusto? Siamo al primo giro, quindi non cerchiamo l'impossibile. Mani sotto le ginocchia, inspirando, stendi le gambe e la schiena, flat back. Le spalle, le anche sono sulla stessa linea. Stai facendo un tavolino con la tua schiena. Allontana le spalle dalle orecchie. E adesso allarga un pochino i piedi, punta in fuori. Scendi con il bacino. Avambracci in appoggio e se te la senti, vai già in squat. Quindi giù con il sedere, schiena bella dritta. Riporta le linee di parallelo, inspira, palmi uniti, se ti va stringi i glutei, accenna un po', sì, baby, perfetto, quindi un po' di curva della schiena. Espira, ammorbidisci le ginocchia, forward fold. Mani sotto le ginocchia, inspira, flat back. Talloni, coccige, è una linea, coccige, cima della testa, è un'altra linea. Punte dei piedi fuori, bacino verso il basso, il squat, stiamo ripetendo. Se vuoi,
appoggia le mani a terra, iniziate ad energizzare un po' i muscoli delle gambe sollevando i talloni. Piedi uniti, inspira e cresci, glutei stretti, baby back bend. Ce la sentiamo a questo giro di andare un po' indietro? Si raccomando, protegge la schiena con i glutei stretti, con l'ombelico un po' crollato. Di nuovo, respira, svuota i polmoni, piegati in avanti, abbandonando completamente il busto e la testa. Attenzione perché qui il gioco cambia un po'. La gamba più vicina a me, la destra, fa un lungo passo indietro, le mani sono entrambe interne rispetto al piede sinistro, petto in alto, le anche premono verso il basso. Dietro, bacino verso il basso, petto verso l'alto, rientra la gamba sinistra, punta dei piedi fuori, quindi schiena bella lunga, respira in tutta la lunghezza della colonna. Srotolo la schiena, vertebrina dopo vertebrina, mani in alto, glutei stretti e baby back bend. Ecco ragazzi, già fatto. Come vedete, ci dovete muovere. Come avete visto, si ripetono poche cose, ma da un giro all'altro riusciamo a farle in maniera sempre più morbida, per questo si chiama riscaldamento. Ora andiamo a fare il saluto al sole, è un brano di saluto al sole, al contrario di quanto di solito avviene sono due, è uno solo, non ci sono diversivi particolari rispetto al saluto al sole standard, c'è una torsione. Onde evitare incartamenti con le gambe, vi dico subito che quando facciamo il lato destro, quindi dovrebbe essere per voi la gamba più vicina a me, comanda sempre la destra, quindi da qua partirà la destra e quando dal down dog andremo a rientrare partirà la destra, quindi quando fai il lato destro è sempre la destra che si muove per prima. La torsione di conseguenza sarà con il braccio destro che sale verso l'alto, viceversa sul lato sinistro avremo la gamba sinistra che guida e il braccio sinistro. Perché vi anticipo questo? Perché ancora non la conosciamo e vi do semplicemente un piccolo input per seguirla meglio. Comunque, come sempre, si imparano le cose e più la ripetiamo e più riusciremo a godercela senza doverci concentrare troppo sulle su movimenti, è un po' come quando si guida la macchina. Pertanto, pronti e attenti, siamo sempre in cima al tappetino, io sono sempre a litigare con la musica, come sempre, siamo in cima al tappetino, piedi paralleli, inspira, braccia verso l'alto, espira e scendi, la gamba destra va dietro, petto in alto, la gamba sinistra segue il down dog, impulso con i talloni per arrivare in plank, aiutati con le ginocchia e a gomiti stretti scendi, mezzo cobra per iniziare il roll alle spalle e poi di nuovo down dog. Attenzione, la gamba destra viene avanti, il braccio destro sale e va in torsione, il braccio scende e torna in frontale, rientra la gamba sinistra, forward fold, inspira e sali, si ricomincia tutto dall'altro lato, espira, forward fold, guida la sinistra, sinistra dietro, petto in alto, destra
Poi rimanere in plank senza ginocchia, tallone spingono indietro, porta in centro e scendi. Cobra, stringi i glutei, punta i piedi da un dog. Rientra la gamba sinistra. Sale il braccio sinistro, sei in torsione. Scende e torni frontale. Chiudi le gambe, forward fold. E si riparte. Inspira. Chiaro? Espira, scendi. Seguiamo i movimenti più o meno. Vai con la destra. Petto verso l'alto. Espira, down dog. Scossa dai talloni. Onda e siamo in plank. Blocco unico nella discesa. E up dog. Spalle indietro. Punta i piedi, down dog. Sta guidando la destra, quindi passo avanti. Usa l'interno coscia, stringilo. Torna giù il braccio destro e torna avanti la gamba sinistra. Inspira, up. Lato sinistro, espira. Gamba sinistra in affondo, il petto si alza. Down dog all'espiro. E scossa, vertebra dopo vertebra, quindi in plank, stringi il centro e scendi. Ruota, inspira. Punta i piedi, espira. Gamba sinistra in avanti, stringi l'interno coscia e solleva il braccio sinistro. Scende il braccio sinistro, torni in forward fold, e inspiro, si riparte, espira, tuffa via, gamba destra dietro, gamba sinistra, down dog, snoccio la bene la schiena, talloni indietro, centro forte e discesa, up dog, punta i piedi, down dog, good, la gamba destra in avanti, il braccio destro ti guida nella torsione, scende, rientra la sinistra e per l'ultima tranche inspira e sali, espira e chiudi, godete la punta, sinistra in affondo, espiro profondo e movimento frazionato della schiena. Fortissima discesa, estendi, claudo, la gamba sinistra si porta avanti, e l'ultima torsione, torna giù il braccio, forward fold. Verso l'alto, glutei stretti, talloni sprofondati nel tappetino e baby back bend. Oh, vi è piaciuto? Fatemi sapere qualche cosa. Andiamo a lavorare sulla forza. Piedi uniti, qui siamo sulla release che già conosciamo, Ginocchia strette, scendi con il busto, scendi con il bacino, il coccige punta in avanti, le braccia forti verso l'alto. Dance pose, benone, guerriero 2, un ampio passo, la gamba sinistra che punta a sinistra, la destra a 45 gradi, il peso scende centrale, mani verso l'alto, se poi solleva il tallone e da qua scivola in extended warrior con braccio in appoggio o con braccio
braccio esteso verso il basso. Ci interessa che il petto resti aperto. Piccola sfida. Avvicina le gambe. Solo sulla sinistra il peso. La gamba destra si solleva. Le braccia si aprono, petto aperto in avanti. E sempre dallo stesso lato. Scendi e ripeti il guerriero 2. Ricordati che il peso è centrale, il ginocchio sul tallone. La parte bassa del corpo è forte e stabile. La parte alta è leggera ed equilibrata. Premi sull'esterno dei piedi. Ripetiamo la sfida. Sul piede sinistro, floating con il nome della posizione. Le braccia, questa proviamo a congiungere sopra la testa. Sentirai che tirano moltissimo gli addominali e il fianco. Altro lato. Prepara la base del guerriero. Passo ampio. Pianta i piedi. E scendi con il peso centrale del ginocchio sopra il tallone, sulle braccia morbide le spalle, solleva il tallone se ti va, e da qua scivola in extended warrior. Le nostre opzioni, tallone up o down, braccio steso o in appoggio, spalla sempre ben aperta. Avvicina i piedi usando il destro come appoggio, floating moon. Mantieni il petto aperto verso di me, cerca l'equilibrio, pigia con il tallone sinistro verso un'immaginaria parete e torna di nuovo nel guerriero 2. Ricorda che il tuo peso scende al centro. Inspira, solleva le braccia, espira, abbassa il baricentro, ammorbidisci le spalle, alza il tallone, se ti va, e di nuovo, peso sul piede destro, e floating bone, con opzione, con complicanza, se vuoi, delle mani unite sopra la testa. Ok, mantieni le braccia in alto, squat appio, guarda in alto, scusate, in avanti con il sacco, quindi gira un po' il bacino e poi sollevi il tallone sinistro e fai flessione laterale. Cambia lato, il tallone destro si alza e il fianco sinistro si allunga. Abbassa un po' il baricentro, altro round, tallone sinistro, e ripallone destro. Ok, rientra, piedi uniti, le ginocchia che si cercano. Scendi con il peso, sali con le braccia, ruoti avanti il bacino, senti la schiena forte. Ok, e con la forza abbiamo dato, non ti muovere di lì, porta soltanto le braccia, le mani in preghiera davanti al cuore, sali sulla punta dei piedi, spalle morbide, non c'entrano niente. Inspira, porta le mani al di sopra della testa, espira, prova a scendere un po' di più, sentirai bruciare le cosce, se spingi un po' più in alto i talloni, forse anche le caviglie andranno un po' in affaticamento, trova il tuo livello, non smettere di respirare in maniera fluida e completa. Ok, espira, scendono di nuovo le mani, ma non i talloni, brucerà tanto, e
lasciamo in posizione lentamente, scendiamo un attimo le gambe e lavora sul piede sinistro, gamba morbida, afferra dall'interno il piede destro, abbraccia l'alluce, apri il braccio sinistro in avanti, la gamba destra va a pigiare col piede sulla mano destra, gioca con l'equilibrio, sfrutta lo sguardo fermo, scendi quanto vuoi. Rientra sempre controllato il rientro, è una delle fasi più delicate. Altro lato, la destra in appoggio, cerchi l'alluce sinistro, lo prendi dall'interno del piede e con i tuoi tempi ti apri dancer pose. Oops. La simmetria, le mani salgono sopra la testa, stacca i talloni, glutei stretti, quindi con la colonna, e poi porta giù i talloni solo sul piede sinistro, apri le braccia e solleva la gamba destra, star pose. Equilibrio sul piano orizzontale, potresti essere schiacciato fra due pareti con il tuo equilibrio. Abbassa l'asse quanto vuoi. Usa il centro del corpo, usa l'addome, l'ombelico per reggere questa posizione. Passiamo dal centro, cerca l'equilibrio sul piede destro e vai a lavorare sull'altro lato. I lati non saranno mai uguali, uno è più bravo, l'altro è meno bravo. Diversa è la percezione dell'equilibrio da un lato all'altro. Importante è osservare tutte queste cose che fanno parte di noi. E torna centrale. Attenzione, il ginocchio destro con le braccia sale. E poi si slancia indietro, la gamba tesa, le braccia abbastanza aperte, busto basso quanto vuoi. Torna avanti, sfiora se vuoi il tappetino e di nuovo verso l'alto. Espira e vai indietro. Tornando al centro, cambia gamba, porta la sinistra verso l'alto e dietro. Inspiro una volta su e ancora una volta, espira e affonda in avanti e di nuovo piedi uniti, ginocchia strette, braccia verso l'alto, talloni staccati e abbiamo anche fatto l'equilibrio giù. Tocca gli addominali, ai noi, c'è anche questa da fare. Sono gli addominali questi, però si è un po' troppo pacifica la canzone per essere degli addominali. Allora, prepariamoci intanto in over. Vale a dire, facciamo sì che i nostri avambracci siano...
appoggiamo, spingiamo via il tapetino con le spalle, ginocchio in appoggio o meglio ancora staccate. Questo è il nostro over. Non contenti, ci facciamo anche una camminatina. Giù, su, su. Scende il ginocchio, scende l'altro, sfiora appena. Scende, scende, sale e sale. Scende, scende, sale e sale. Col medico non dovrebbe muoversi di lì, perché se gli addominali stanno facendo il loro lavoro, il busto, il bacino resta presentemente alla stessa altezza, mentre le gambe passeggiano. Lontane le spalle dal tappetino, ruota, solleva il braccio, alto il fianco dal tappetino. Se è un po' troppo pesante, abbassa il ginocchio, tanto la manina passa dal centro, vai sull'altro lato. Se invece non è pesante, puoi tranquillamente alzare la gamba destra, torna in over centrale, si ripasseggia giù, giù, su, su. Con un po' di pazienza, un po' di resistenza, non affaticare il collo perché non c'entra niente. Si torna sul fianco con un giretto, un altro giretto, ma poi si va sul fianco. Pronti? Vai, spingi bene via il tappetino, provi a alzare la gamba con me, ti va? Passa di nuovo dal centro, stessa cosa all'altro fianco, spingi bene via il tappetino. Un secondo ancora. Scendi sulla schiena, porta le braccia ben aperte, palmi verso l'alto, gambe verso l'alto e andiamo a proppare una gamba, raggiunge l'altra tesa e punta al soffitto. Una flessa, una tesa a 45 gradi, raggiungi e sali, alza le gambe. Mi raccomando, fortissimo l'addome, lavora tutto lì. Più scendi con le gambe, più ovviamente aumenti l'intensità del lavoro. Frena bene la discesa e freni. La canzone c'è ancora, non so se voi la sentite, ma c'è ancora. Sta ancora canticchiando. Resta lì per il brano del dorso. Aiuto. Quindi sempre braccia aperte, gambe a tavolino, 90 gradi. Sì, sta lì, eh? Abbi fede che arriva la canzone. Sul punto di partenza ci siamo. Da lì ora ti dirò che si va a fare una cosa molto, molto, molto dolorosa. Giù le gambe. Sali un po', guarda il soffitto, tavolino, giù, non ci importa che sia veloce, ma deve essere molto molto controllato. Ascolta la musica per seguire i tempi. Uno, due, tre e quattro. Affonda, sali un po', su e parti, giù, sali, sali. Mi raccomando, il respiro è il respiro del Pilates, quindi naso bocca, appoggia i piedi vicinissimi ai glutei, andiamo in ponte, unisci le mani sotto i glutei, avvicina le scapole e da qua sulla gamba destra stendi al soffitto, flettila e scendi, gamba sinistra flessa, soffitto, flessa e scendi, controlla il movimento e non abbassare il bacino.
bacino. Quando appoggi il piede, controlla, non si allontani dal punto di partenza. Ultima volta. Cambio veloce di posizione. Rulla su, corda di quadrupedia. La gamba più lontana da me, ruota sotto, rimane in appoggio la destra e ti trovi, voilà, a spingere bene il busto verso l'alto, sguardo verso il basso, cambia lato dalla quadrupedia, la gamba più vicina ruota sotto, spingi verso l'alto il petto. Ok, scendi, portati in appoggio sull'addome, gambe a contatto, strette, glutei stretti, gomiti verso l'alto in appoggio leggerissimo con solo i polpastrelli. Solleva le mani, riportale giù e abbassi il petto, sul petto, sulle mani, giù le mani e abbassi, inspiri, espiri, inspiri, espiri. Tocco delle dita leggerissimo, non ci devi affondare nel tappetino nel momento in cui appoggi le dita. Quadrupedia. Punta le dita dei piedi, ginocchia in appoggio o staccate, carichi il peso indietro e scacchi in avanti, carichi indietro e scacchi, frena bene nel momento in cui il ginocchio va a contattare il gomito, carica tutta l'energia dietro e scacca. Se non sei abbastanza stanco di fare questo, prova a saltare nella posizione, salta, quindi più forte sarà la frenata, ancora, ancora, ultimo, l'ultimo dall'altro lato, e stop, faccia a terra, posizione dell'arco dello yoga, quindi afferra un piede con la mano corrispondente, afferra l'altro, puoi anche lavorare una gamba per volta, lascia che i piedi tirino le mani a formare un arco dove le braccia sono la corda, allunga bene, ok. Ora, teoricamente, il peggio dovrebbe essere passato. Vi avevo detto che l'altro brano nuovo che vi ho portato stamani è quello dei twist. Quindi, godiamoci questa novità, è un brano dalla musica un po' country. Infatti a me piace molto, c'è il banjo, come si chiama? Strumento a corde che usano i cowboys. Molto bellino, voi intanto state riprendendo fiato, fatelo in child pose, voilà, quindi amatissima child pose, alluci a contatto e scendi fronte a terra, ah. Eccolo il bacio, allora sali su. Passiamo dal fianco e mettiamoci con la schiena a terra. La gamba più lontana da me si accavalla sull'altra, dovrebbe essere sinistra sulla destra. Le braccia sono aperte. Scendi con il peso verso di me, quindi è una torsione ovviamente. Se con le ginocchia accavallate fai fatica, tranquillamente scavallate una accanto all'altra.
Puoi portare lo sguardo a sinistra per completare la torsione. Lascia cadere le ginocchia. E guarda come si fa adesso. È una cosa semplicissima, ma secondo me strepitosa. Braccio sinistro, disegna mezzo cerchio in aria. Vai a chiudere le mani una sull'altra, sfiori appena e poi ruoti rasentando il pavimento per tornare al punto di partenza. Senti la spalla, quanto è felice di fare ciò. Quindi chiudi lentamente, sfiori con i passerelli e ruoti al di sopra della testa. Ancora una volta. Fermati poi di nuovo con le spalle ben aperte, le braccia a terra. Voglia allunga la gamba superiore. Thank you.
posizione, unisci le gambe e riportati in piedi. Andiamo a lavorare sull'allungamento frontale dei femorali. Siamo in cima al tappetino. I piedi sono ampi quanto le anche. Premi il tallone nel tappetino. Inspira. Solleva ombelico e petto. Espira. Inizia ad allungare la schiena dalla parte bassa e scendi in avanti in forward fold. Per ultime si allungheranno le fasce fra le scapole, il collo, la cervicale. Le gambe possono essere morbide, non necessariamente completamente tese. Le mani possono posarsi accanto ai piedi se arrivano e anche afferrare i gomiti in modo da non avere appoggio e sentire il peso ancora più cadente. Respira riempiendo il petto all'inspiro e svuotando la pancia all'espiro. Ora allaccia le mani sopra la schiena, apri il petto. Immagina che ti stiano tirando dall'alto. Torna di nuovo giù con le mani. Appoggiare sotto le ginocchia, perfetto, l'abbiamo fatto nel riscaldamento. Quindi allunga tutta la parte posteriore, allontana le spalle dalle orecchie. Ammorbidisci di nuovo le ginocchia, cammina sulle cosce, sali lentamente, ti porti in piedi. E da qua sollevi, flessa la gamba più vicina a me. Girati per guardarmi, braccio contro ginocchio e braccio sinistro steso indietro. Prova a confrontarli e dimmi se questo non è molto più esteso, molto meno faticoso. Questo significa che la tua schiena sta meglio, che hai dato aria alle vertebre. Benone, ultimo brano. Ultimo brano di Forward Bend, poggiamoci sdraiati sul tappetino. Gambe flesse, piedi in appoggio, la gamba più vicina a me sale verso l'alto, ferma dietro. Puoi prenderla dove vuoi, puoi essere con le mani dietro la coscia, dietro il polpaccio. L'importante è che sia giusto il senso di trazione. Sì, devi allungare, ma non devi strapparti, devi procurarti dolore. Senti se ti va la gamba sul pavimento, la destra.
campagna di nuovo, la gamba sinistra al pavimento, la destra pari, piede in appoggio, e questa volta la gamba destra sale verso l'alto, come prima, scegli la tua presa. Che si aprono e cadono lateralmente. Senti l'appoggio del sacro e dei glutei e poi segui la schiena che probabilmente non è tutta appoggiata, rispetta le sue curve che sono le curve della tua schiena, ciascuno ha la propria. Creerà uno spazio più o meno ampio e poi tornerà ad appoggiarsi sui dorsali. E poi torna ad appoggiarti con la testa e con le braccia, abbandona anche quelle, lascia scendere i gomiti. E continua a respirare come se l'inspiro partisse dai piedi, percorresse le gambe, entrasse nel bacino, risalisse lungo tutto il busto fino alla faccia. Mentre l'espiro svuota a partire dalla testa e giù per tutto il corpo, svuota e porta via i pensieri, le preoccupazioni, tutto quello che non ti serve. Fallo ancora qualche volta, riempi di aria pulita e di vuoto mentale ed espira via tutto quello che non ti serve. Io vi lascio così, con il vostro tempo per riscuotervi un po', stiracchiarvi, aprire gli occhi, riunire le ginocchia
ruotate su un fianco e tornate seduti, ma fatelo nei tempi che volete voi. Potete rimanere ancora un po' sdraiati. Io vi saluto. Abbiamo provato in questa lezione i primi tre brani della release 91, i primi tre brani nuovi per noi, quindi Riscaldamento, Saluto al Sole e Twist. Assolutamente alla prossima lezione, quindi martedì, vi aggiungerò un altro corsettino di 91. Se avete preferenze, se avete più voglia di rinnovare il brano di Forza, il brano di Equilibrio, i Forward Band, scrivetemelo pure, sarò felice di accontentarvi, altrimenti decido io, che è già la mia mezza idea. Spero che questa release nuova, questa parte che abbiamo provato, vi sia piaciuta. Comunque ricordatevi che è provandola e riprovandola che la si gode di più, perché ci dobbiamo perdere meno nei movimenti, nella memorizzazione, e invece riusciamo a godercela sempre di più dal punto di vista energetico. Quindi io vi aspetto martedì un altro passettino di release nuova, e nel frattempo c'è il fine settimana, bello, di sole, luce all'orizzonte, e si va a migliorare, ci si apre tutti, quindi io vi do un bacione, un gran saluto e aspetto come sempre da voi commenti, domande e qualunque cosa. Buonissimo fine settimana a tutti, ciao ragazzi!